Una sera di novembre del 1955, mia nonna, che aveva 40 anni, riconquistò la sua libertà e si sentì felice. Aveva preso in mano un libro ed era riuscita a leggere qualche pagina prima di addormentarsi. In Cosa tiene accese le stelle, Mario Calabresi spiega alcuni motivi per non lasciarsi prendere dallo sconforto e riconoscere invece quanto siano migliorate le vite degli italiani negli ultimi 50 anni. Ogni sera, da 14 anni, mia nonna andava a dormire esausta solo quando aveva finito di lavare a mano montagne di lenzuola e pannolini. Lo aveva fatto migliaia di volte, prima a Torino, interrompendosi solo quando le sirene avvisavano che stavano per piovere le bombe. L'autore racconta di come oggi, dilagando la sfiducia e la mancanza di prospettive, si idealizzi il passato, quello dei nostri genitori, cogliendone gli aspetti più piacevoli e tralasciando le difficoltà, con un atteggiamento sostanzialmente nostalgico.